Altra prova, questa volta siamo alla guida di una vettura giapponese, veramente giapponese, prodotto in Giappone, parliamo di SX, parliamo di Mitsubishi, quindi SX è un modello nato qualche anno fa, ha subito un profondo restyling un anno e mezzo fa. Stiamo quindi provando la versione restyling col frontale nuovo che richiama molto Family Feeling di Mitsubishi. Questa è una versione in sport, una versione speciale, come potete vedere ai sedili in pelle alcantara, che è stata creata sulla versione Invite, già medio-alto di gamma, e al quale sono state fatte aggiunte delle dotazioni particolari, quindi questi sedili molto belli, anche i fianchetti porta investiti, un navigatore completo Mitsubishi, quindi un bel sistema multimediale, alcune finiture carbo look sull'esterno, quindi insomma gli ha fatto l'hanno completata, dei bei cerchi, insomma una vettura diciamo completa di tutto, sensori di posteggio e qualsiasi cosa, climatizzatore, le solite cose insomma. E come ci ritrovo con questa vettura? Guardate, è una vettura con un conosciuto e apprezzato motore turbo diesel del gruppo PSA, quindi il Peugeot Citroën, montato da anni sulle Mitsubishi, è un 1.6, c'è 114-115 cavalli, classico motore 1.6 intermedio che c'è su tutti i modelli più o meno e in tutte le case. Questa versione sviluppa anche 270 Nm di coppia, già 1750 giri. Sotto ho trovato motori un pochino più pieni, ma devo dire che ha un bel allungo perché riesce ad arrivare tranquillamente a 4400-4500 giri senza subire cali bruschi di potenza e di resa, quindi sotto questo punto di vista ha un range di utilizzo veramente notevole. Consumi nella norma, è una macchina che fa facilmente 17 km in un litro, basta non esagerare, cambio 6 marce, quindi permette l'utilizzo della vettura a regimi di rotazione non troppo elevati. Questo aiuta anche, oltre che i consumi, diciamo, la rumorosità di marcia, il motore è abbastanza ben insonorizzato. L'unica cosa che non mi ha convinto di questa vettura è un po' l'eccessivo rollio, ma è tipico di questo tipo di dei SUV, non c'è da fare, anche questo con altri gomme abbastanza grossi, cerchi da 18, vettura molto comoda che comunque filtra bene le asperità, però non potete pretendere da questa vettura una risposta sportiva dello sterzo né tantomeno dell'autotelaio, quindi è una vettura calma, tranquilla, da famiglia e questo, in questo campo fa tutto bene quello che deve fare. Abbiamo detto che è un bel motore, adesso vi faccio vedere in salita una ripresa fatta bene, senza esagerare, ma c'è qui siamo una salita abbastanza tranquilla, vedete che sale senza grossi problemi contagiri, quindi senza diventare particolarmente rumorosa, quindi siamo già sempre in terzo, quarto, senza problemi. Oggi è una giornata infame perché sta piovendo veramente forte, quindi tenuta di strada nella norma. In questo caso stiamo parlando di un ruote motrici, abbiamo detto 1.6, 4,30 m circa di lunghezza. Le particolarità di questa vettura sono sempre state l'abitabilità per 5 posti comodi, quindi si sta bene in macchina, sedili comodi, ben fatti, una buona visuale di guida, il montante che non rompe per niente, quindi si riesce a includere bene la macchina. Anche dietro non è necessario a tutti i costi avere la telecamera, questa vettura è dotata comunque di di parcheggio, ma può essere dotata anche di telecamere in alcune allestimenti ancora superiori con l'intento apribile, sistemi diversi. Quindi la macchina è una macchina completa, raggiunge con facilità i 180 all'ora ove ciò sia possibile, 0 a 100 in poco più di 11 secondi, e provati li fa tranquillamente, ben frenata, 4 freni a disco, fanaleria con luci a LED diurne, la macchina è una macchina completa. Monta questo bel sistema multimediale Mitsubishi Motors, quindi navigazione che fa bene il suo lavoro, devo dire, abbastanza immediato, dotato anche di traffico, dotato anche di mappe con tanto di autovelox, come vedete, si possono connettere i telefoni dotati di connessioni, quindi stiamo parlando di Apple CarPlay e Android Auto, quindi per importare parte delle vostre applicazioni sulla vettura, adesso non mi dite quale perché potrebbero testate, ma bisogna decidere e vedere quale modello, quale telefono, tutte le altre cose comunque si può fare, quindi radio normale, radio DAB,
chiavetta per leggere USB, quindi diciamo che la macchina completa di tutto, strumentazione davanti molto piacevole, con un display di colore, quindi classico Mitsubishi, poi controllo tutte le varie possibilità, le computer di bordo, qui abbiamo il cruise control, i controlli della radio e le chiamate vocali del telefono, quindi tutte queste cose, classici tre maniglioni, ecco, avrei preferito avere un qualcosa qua, uno svuotatasche qua in questa posizione, molto avanti, un po' scontro invece per quanto riguarda la dotazione di questo bellissimo e rivestito, veramente ben fatto e piacevole.